Pampa, mi dici, vabbè, forse l'allenatore con cui ti sei trovato meglio? Forse mi hai già risposto, però. Beh, con William ti ripeto, è un discorso a parte, per il rapporto che abbiamo sempre avuto. Poi se mi parli di allenatori, quale allenatore che più mi ha dato, diciamo, a livello, tecnico, penso sia stato Maselli. Maselli penso sia stato sicuramente è stato quello che mi ha impressionato di più, perché anche cambiando più volte modulo e spiegandoti in maniere diverse le cose, era uno che non sbagliava mai, non sbagliava mai, era praticamente un maestro di calcio, uno che, di cui ho imparato tanto, no? su questo aspetto, anche se la pazzia ce l'ha tutta, perché io tuttora penso che Mazzelli sia pazzo, ma di calcio ne sa veramente tanto. Invece il compagno di reparto migliore? Compagno di reparto, ho avuto la fortuna di giocare con più giocatori con cui mi capivo praticamente al volo. Così pensandoci ti posso dire, non so, quattro. Vaudi alla veloce mi ha fatto fare una valanga di gol. Con Aloe ci capivamo basta con lo sguardo. E poi ti posso dire Pelosi alla Lavagnese, ti posso dire Massito alla Lavagnese, giocatori che hanno vissuto Sei in altre ottima compagnia, categorie. sì. Sì, è veramente era un piacere giocare con lui. E poi anche con Carillo Vera, che abbiamo avuto la possibilità di giocare tante volte insieme, e anche con lui mi bastava uno sguardo per capirmi. Sono stati tanti bei giocatori con cui ho avuto la possibilità di giocare insieme. Non mi dimentico di Simone Vaso, che poi ha fatto, dopo quell'anno lì, tragico per la squadra, ma Il play-out. molto bello per lui, ha fatto altre categorie molto meritatamente, no? Ives, nel senso ci sono tanti anziani, tra virgolette, e anche tanti giovani. Chi ti ha impressionato di più, sia dei giovani e sia degli anziani? Siamo dei giovani, sono grandi giocatori, ma si devo dire qualcuno in specifico, Balbis, un fisico, un giocatore che si è adattato alla squadra, anche Di Sisto, le due prime fasce penso che hanno fatto una differenza nel campionato che ci ha aiutato a noi a fare questa differenza. E nei grandi te posso dire Adani, che ha un'esperienza molto importante nel gruppo, che fa uno spogliatoio, ha chiuso lo spogliatoio e mi ha chiamato l'attenzione, ha fatto un gran giocatore. Pampa, difensore che ti ha fatto più soffrire? Io ho avuto Soffrire fisicamente perché Sì. comunque i calci non sono mancati in questi anni, quindi. Sì, penso proprio di sì. Io mi ricordo aver affrontato una coppia che era dura, ci si è andati tanti, ma tanti, tanti colpi, che è stato Bifi Vabbè. Biffi. e Giuntoli, era una coppia dura, dura. Poi a livello regionale, quello che l'ho sofferto, diciamo, non l'ho giocato contro e ora che ho avuto la fortuna di averlo come compagno, l'ha preso ancora di più, è stato Lannati. È veramente un cane da caccia, proprio uno che non mola mai la preda e poi intelligentissimo, che poi con Mastroianni fanno una coppia perfetta, perché Mastro è uno molto bravo a leggere la giocata, in anticipo, molto intelligente. È una fortuna giocare con loro, sinceramente. Ives, tu quest'anno e metà dell'anno scorso un difensore che ti ha fatto soffrire in eccellenza? Qualche difesa di qualche squadra che ti ha fatto patire di più? Sono dure le difese, più in campi duri come a Fezzano, è stato duro, anche Pattuglia che si è fatto male ieri, lo saluto, l'andata al campo loro mi ha marcato molto bene, è stato uno dei più duri a marcarmi. Pampa, invece un compagno che poteva fare di più, che invece è rimasto un po' al di sotto delle sue potenzialità, di tutti quelli che hai avuto in questi 11 anni, 12, qua in Italia. Beh, uno su tutti penso è Nicolini, che per me è come un fratello, no? Però se l'ho sempre detto, lui è uno che purtroppo non ha deciso di fare del calcio la sua vita, però ha dei potenziali, soprattutto fisici, importantissimi, e
e penso che sia uno dei grandi rimpianti dei giocatori della zona, no? Uno che ha delle qualità straordinarie e che poteva fare sicuramente molto, ma molto di più. Lui sì. Allora, abbiamo un filmato che riguarda appunto Martin e Quintana con dei gol appunto segnati quest'anno, un montaggio di Davide Cucco che ha messo anche delle pagelle, quindi la responsabilità è di Cucco, io non me la prendo, ha fatto tutto lui. Tra l'altro lo dico subito, Cucco è un fan di Quintana sfegattato e quindi probabilmente ha dato anche quel mezzo punto in più, vediamo. E andiamo con questo filmato e poi torniamo ovviamente nel studio. Lo so arriva, eh? Non è veloce come Quintana, no. Arriva, non arriva? Boh, ecco, va bene. Allora, intanto che aspettiamo che arrivi questo filmato, Italo, ti chiedo qualcosa, magari conosci meglio Martin perché da più anni qua, un giudizio appunto sul Pampa, insomma, cosa si può dire del Pampa? Ah beh, cosa si può dire? Che è il classico giocatore che se lo vedi fisicamente si abbina bene con magari il giocatore più brevilineo, che magari gira più intorno e lui sta più statico. In realtà anche doti di movimento, protegge benissimo la palla, prende falli, oltre che botte, di testa è bravo, cioè trovargli un difetto, cioè, mettendomi nei panni del difensore, dovessi marcare Martin, comunque è difficile trovargli un punto debole. Allora Martin, ti chiedo, tu potevi fare qualcosa di più? quando ho avuto la possibilità, è stato proprio l'anno che è uscita, che poi è capitato il mio primo anno della Lavagnese, era capitata l'uscita dell'approvazione della legge Bossi-Fini, che praticamente se giocavi in squadra dilettanti non potevi fare il salto dei professionisti se non vincendo il campionato di Serie D. Lì era stata la unica vera possibilità che ho avuto in Italia. Poi alla fine è successa questa cosa qui, non me l'ha permesso, di lì in poi un po' è cambiato il mio modo di pensare e di vedere il calcio. Sapevo che fino alla Serie D non potevo giocare, di lì in poi mi sono impegnato a poter trovare una sistemazione e un ambiente che permettesse ai miei figli di stare bene, alla mia famiglia di stare bene. L'ho trovato la Lavagna e se tornassi indietro sicuramente farei la stessa identica scelta. Ives, tu potevi fare di più? Vabbè, insomma, hai giocato anche in Serie A, comunque magari essere più continuo in certe categorie? Penso di sì, quando avevo 20 anni era in Serie A Uruguay, era in ottima forma, c'era la possibilità di andare in Serie A Messico, una squadra svizzera, ho avuto un infortunio al menisco. In quel momento lì ho perso 4 mesi e penso che sì, quel momento lì dove stavo in ottima forma non avesse successo questo, potrebbe andare a un livello molto più superiore, come il Messico Serie A, una squadra importante. Allora, prima di concludere vi faccio una domanda sul calcio magari un po' più di professionisti. Chiedo a Quintana, Martin, se è più forte Messi o Maradona? Parto da te, Ives. Inizio io. È durissimo, è difficile quello che stai chiedendo, ma si vedi a Messi adesso dici come può essere che c'è uno più forte di lui, ma vedendo Maradona e le cose che ha fatto, io resto con Maradona. Sì, bravo, va bene. Bravo. Messi ha 24 anni, ha tanto ancora per andare avanti, ma Maradona, lo che ha fatto con l'Argentina, con il Napoli, penso che è unico. Pampa? Io la penso come lui, e ogni volta che dicono però Messi ha vinto già 3 palloni d'oro e quante ne vincerà, poi io mi chiedo se Maradona poteva vincere il pallone d'oro a quei tempi lì, se poteva scegliere uno straniero per dare il pallone d'oro, quanto ne avrebbe vinto in quei 10 anni straordinari che ha fatto di carriera, pur sommando tutti i suoi vizi, no? Nel film di Kusturica lui risponde a Kusturica una domanda, vedendosi giocare, e dice, pensa se non mi drogassi che giocatore sarei stato, e lì mi veniva voglia di chiudere il video lì, no? quello che parla da solo di Maradona. Messi sicuramente un fenomeno unico, però Maradona penso sia... Forse Messi è più veloce.
sicuramente più veloce. Però le punizioni come le batteva Maradona, Messi non le batte. Eh? Sono due giocatori diversi. Penso che Messi sia un attaccante puro. Maradona era più un fantasista, più un trequartista. Poi sono molto diversi, non solo nel modo di giocare, se no come personalità. Maradona riusciva a convincere tutti quanti che ce la potevano fare, magari quando non era così. L'ha fatto nel Napoli, l'ha fatto nella Nazionale. Messi, penso, gli manchi la personalità di Maradona soprattutto. Poi i mezzi tecnici ci sono tutti, ma è molto difficile paragonarli, anche perché non penso vada mai via di Barcellona. Invece a Italo non posso chiedere tanto su Messi e su Maradona, ma ti devo chiedere... Di Pelé. No, ti devo chiedere sul Genoa. Come la vedi, Italo? Perché non bisogna girare il coltello alla fiaga? Lo facevo l'anno scorso con Danilo per la Sampdoria, quindi ti tocca. Ma io ti posso dire che dopo Genoa-Cesena ho spento la televisione e ho detto questa squadra è impossibile che si salvi. Partita di ieri, credo che lo confermi, poi tutto quello che è successo esula dal calcio, però no. Non so il perché, non ne so il motivo, perché a gennaio nessuno avrebbe detto che il Genoa sarebbe retrocesso, oltretutto con la campagna acquisti che era stata fatta, però sono cose che succedono, poi entri in quel circolo dove hai paura di tutto, a parte dei tifosi, proprio hai paura di perdere e di vincere anche. E quindi va incontro. Non lo so, nel calcio può succedere di tutto, ma sinceramente ho pochissime speranze. Intanto chiedo alla regia se è riuscita a caricarmi il video, devo ancora temporeggiare. Adesso inventarmi una domanda così di bruciapelo, non saprei. Italo, aiutami un attimo, dato che tu appunto Sponza ci sei stato un po' più di tempo rispetto no, a... No, ma tra l'altro mi ha fatto piacere essere tornato, mi fa piacere che ci sia questa nuova vitalità di Punto Sport, no? Perché alla fine poi uno se ne va, per fortuna come nelle società, no? Per fortuna la trasmissione resta e meno male che c'è chi la porta avanti, quindi no, è stato un piacere, mi fa piacere che insomma le cose funzionino bene, vabbè, a parte che lo sapevo anche guardando da casa, però. Sì. A proposito, parliamo un attimo di te, intanto guadagniamo anche del tempo. Io non sono un personaggio come te. Vabbè, ma no, ma sono più abituato a stare seduto lì. Credimi, Italo, che quando ho cominciato io qua, quando andavo nei campi, poi mi chiedevano tutti, ma Italo, mio spirito aleggiava Italo, Italo che fine ha fatto? Italo dov'è? Allora, adesso tu sei a Radio Babbolea comunque. Sì, però è un'occupazione diversa rispetto a quella del giornalista sportivo. Quindi a Radio Babbolea sì. Sono un conduttore e per il secolo XIX invece sono un giornalista sportivo, quindi divido queste due cose. Comunque l'amore per la radio rimane forse più forte della televisione, forse più anche del giornalismo? Non lo so, sono tre cose diverse, hanno tutte e tre un fascino particolare, hanno a che fare con il mondo della comunicazione. Prendo a prestito la frase che ha detto Pampa, tutto quello che ho fatto, quasi tutto quello che ho fatto lo rifarei, quindi. Bene, allora adesso noi possiamo mandare in onda questo filmato appunto con le prodezze di Martin e di Quintana, con i relativi voti di Cucu, quindi sono problemi di Cucu se non siete d'accordo appunto con queste valutazioni. Direi di mandare il servizio e di andare subito con la sigla finale appunto del programma, quindi io ringrazio Ives Quintana, attaccante del Sestrevante, per essere venuto qua. Grazie a te. Il Pampa, vedremo se rimarrà ancora un altro anno, comunque ha fatto piacere averti il mio ospite qua. Anche per me, grazie. E poi il ritorno di Italo Valebelli, sono molto contento di averti qua, è già da un po' che ci provavo a farti venire, alla fine sei arrivato, anche perché se sono qua è anche causa tua. Bene, allora andiamo con questo filmato appunto di Martin e di Quintana e poi parte appunto la sigla finale, rinnovo l'appuntamento con il Punto Sport tra 7 giorni, ovviamente su Interattivo alle ore 20:30. Adesso vi lascio dopo il filmato e la sigla finale alla programmazione della rete. Buona serata.
problems and I've got my share. That's one thing I never meant.